Questa era la situazione della mia colonia di Camponotus vagus il 30 maggio. Il cotone della riserva d'acqua era ingiallito. L'acqua quasi esaurita e tracce di sporco e residui di cibo sparsi un po' ovunque all'interno della provetta. Prole ammassata e spazio oramai ridotto ai limiti. Sembra proprio che questa regina di Camponotus vagus, subito dopo la diapausa, abbia deciso di darci dentro per fondare una colonia numerosa. E se questo è il presupposto, periodicamente sarò alle prese con il cambio di nidi e rene. Nel video del loro ultimo aggiornamento avevo rimandato questa operazione e mi ero limitato a prestare le cure necessarie, quindi alimentazione e pulizia del loro spazio. Avevo un po' sottovalutato la velocità di crescita e il potenziale che questa colonia ha dimostrato di avere in queste ultime settimane. Non avrei mai pensato ad una crescita così veloce. La situazione mi è parsa molto chiara. Tutta la prole ammassata e tutte quelle formiche stipate in uno spazio così piccolo hanno assolutamente bisogno di una nuova sistemazione. Non sono nemmeno molto contento di vedere il livello di sporco della provetta. Il da farsi è chiaro. Devo intervenire immediatamente al fine di scongiurare possibili infestazioni. Questa è invece la situazione odierna. I bozzoli vengono spostati trascinandosi dietro il residuo di cibo. Come potete vedere, lo spazio è decisamente esaurito e la prole è quadruplicata. Non solo, l'arrivo delle maggiori, con le loro dimensioni extra, ha ulteriormente ridotto lo spazio a loro disposizione. Ne conto circa una decina e, dando una sbirciata alla covata, mi sono reso conto che ne stava nascendo una proprio in quel momento. Allevo formiche da tanto tempo, ma questi eventi continuano a sorprendermi. È stata una fortuna poter riprendere questo momento ed è stato davvero stupendo. La possiamo vedere mentre viene stimolata e pulita dalle altre operaie. È ancora di colore molto chiaro e il suo esoscheletro chitinoso non è ancora indurito. Ho tolto la copertura della provetta e, come potete notare, la colonia è agitata e continua a spostare la covata nella parte della provetta ancora coperta dal cartoncino. Vedo che ci sono numerose uova e larve al primo stadio. Alcuni bozzoli sono molto grandi e presumo che da questi sfarfalleranno altre operaie maggiori. Prima di fornire loro un nuovo spazio, somministro dello zucchero di canna in un tappino a cui aggiungo un po' d'acqua. Sono visibilmente agitate e nel parapiglia si vede un'operaia maggiore che esce dalla provetta, cosa alquanto inusuale visto che a questo punto della colonia le operaie maggiori vengono utilizzate principalmente come replete, ossia
operai il cui solo scopo è immagazzinare cibo nel loro stomaco sociale da distribuire successivamente alla colonia. Do loro degli insetti per fornire delle proteine ed è evidente che questi hanno catturato maggiormente la loro attenzione. Questo perché, data l'enorme quantità di prole, è necessario un grande apporto di cibo per garantire un corretto sviluppo. È interessante vedere che sono le operaie minori quelle che si occupano della caccia e dell'approvvigionamento. Dopotutto sono le più vecchie ed esperte. Per nulla timorose affrontano le prede ancora vive trascinandole all'interno del nido. Del resto è risaputo che Camponotus vagus è una specie piuttosto attiva e per nulla timorosa, anche quando la colonia è molto giovane. Per far fronte alla necessità di spazio e soprattutto per mantenere un grado di pulizia e di igiene ad un livello accettabile, al setup corrente aggiungo una provetta da 220x22 mm appena preparata. Ora la vecchia provetta mostra per intero il suo degrado, sporco, residui di alimenti e acqua quasi finita di un colore abbastanza allarmante. Ho scartato l'idea di fornire un piccolo nido. Al momento la colonia, pur avendo superato la cinquantina di operaie, è perfettamente alloggiabile nel provettone che ho appena sistemato in arena. Ho intenzione di aspettare, almeno fino allo sfarfallamento della maggior parte dei bozzoli, per poi risistemarle, sicuramente il mese prossimo, in un'arena più grande provvista di nido di gas beton. Il trasferimento è iniziato. Non ho intenzione di velocizzarlo. E lascio che siano le formiche, con i propri tempi, a spostare l'intera covata e la regina. Prima di salutarci, avrei un annuncio da fare. Dopo tanta attesa, il nostro progetto Ants Hub è finalmente concluso e questa sera alle 20:30 verrà reso accessibile a tutti. L'idea di questo progetto è scaturita dalla voglia di creare uno spazio virtuale in cui ogni appassionato potesse condividere esperienze, contenuti e colonie senza le restrizioni imposte dai social. E finalmente, oggi 4 luglio, Ants Italia festeggia la sua indipendenza dai social network. Al termine del countdown vi basterà cliccare sul bottone presente sulla home del sito oppure sulla GIF e registrarvi seguendo il form dedicato. Ogni utente riceverà dei titoli di merito, in base alla propria attività e alle skill dimostrate alla community. Gli utenti potranno pubblicare diari di allevamento, domande e topic vari, ed ovviamente non mancherà la sezione per scambi e cessioni. Queste informazioni sono disponibili anche sul nostro sito web antsitalia.com, nella sezione schede di allevamento. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.